sindaco, una due giorni dedicata ai sapori, al gusto, al vino. Sclafani espone anche i gioielli di famiglia. Sì, speriamo che questi due giorni riescano a dare un buon segnale a chi ci sta venendo a visitare. Oggi ci troviamo qua nel locale della Badia, è un ex monastero, un altro evento sarà nel ruderi del castello. Mi auguro che questi due giorni sia un modo per far conoscere il nostro borgo, che è diciamo un po' disperso tra le Madonie, quindi questo è lo scopo, fare degli eventi un po' con un tocco di classe, diciamo un evento un po' più raffinato, nella speranza che molti vengono invogliati a venire a Sclafani Bagni. Il centro cittadino. A qualche minuto di auto dal paese è possibile bagnarsi. Un piatto ovviamente dedicato alla giornata, è un piatto che viene realizzato solamente col pomodoro. Ovviamente. La ricetta dello chef. Innanzitutto siamo contenti di essere qui, abbiamo accettato con grande piacere questo invito anche perché siamo alla fine dell'estate. È l'elemento che più ci piace lavorare. Proprio per questa manifestazione. Che viene appunto impastata con l'estratto di pomodoro e lo scarto di pomodoro, con le bucce del pomodoro ma anche con i semi e con tutto facciamo un infuso, quindi anziché andare a cottura con bro al 100% sia le parti ma anche stesso, ma al tempo stesso anche dare. Sai, io nella vita mi sono occupato molto. Cara Almerita, c'è poco da fare, siamo a due passi, l'azienda è in zona, è il punto di riferimento ed è il punto di riferimento in possesso della famiglia Tasca d'Almerita esattamente dal 1830. Esatto. Io ho avuto l'avventura non solo nel 1800, anche di gioco, poi disse di donne, lo magnetico, che a Palermo tutti ricordano. Era pensa alla longevità delle nostre varietà autoctone e soprattutto dell'alta collina siciliana. L'alta collina, comunque l'altitudine nel sud del mondo, quando si parla di ogni vino, noi parlavamo i loro 50 anni di matrimonio. Per celebrare questa grande occasione il conte regala questo vino che deve comunque rappresentare questi due personaggi, conte Giuseppe Tasca, figlio unico Erate, e donna Franca Cammarata, comunque dodicesima di una famiglia tra appunto fratelli e sorelle, era proprio l'ultima, quindi sostanza, potenza, consistenza. Questo vino ha bacche bianche siciliane, un'uva che solitamente da vini di struttura, di potenza. Dobbiamo salire, non riesco a metterla qua.